estrazione e darei la parola ad Antonietta Marini per un saluto. La ringraziamo perché era con noi ieri sera al webinar sull'accreditamento Erasmus ed è qui anche questa sera. Sappiamo che in ufficio siete al lavoro in un modo feroce perché questi programmi vi tengono impegnate e poi avete tante, tante attività diverse. Quindi apprezziamo molto la tua presenza e ti ringraziamo. Antonietta, a te la parola. Buonasera, grazie Simona. Sono Antonietta Marini, sono la referente per la promozione della dimensione europea dell'istruzione per l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e quindi anche referente istituzionale per tutto quello che riguarda la formazione nell'ambito Erasmus e Twinning, che vede come privilegiato gruppo, il nostro gruppo degli ambasciatori. Oggi avete Laura e Sabrina, Simona Bernabella, referente pedagogica. È un gruppo attivissimo, coeso, che quest'anno avete cominciato già a conoscere, ricco di tante professionalità. E obiettivo dell'ufficio, per quanto di nostra competenza, è di supportarli al massimo perché possano offrire opportunità di formazione online, ma vedremo nel corso delle prossime settimane, anticipiamo, magari ne parlerà Simona, verranno anche molto vicino ai vostri territori, che vi diano gli strumenti che sono fondamentali per iniziare davvero una professionalità in chiave europea. Uno di questi è il Twinning. Negli ultimi mesi sono state varie difficoltà, poi ne parleranno gli ambasciatori. Ma ora si presenta una ripartenza molto forte. Speriamo che tutto vada per il meglio e sicuramente chi oggi per la prima volta, qualcuno sicuramente conoscerà il Twinning, gli auguro che se ne innamori e che diventa una parte importante della sua professionalità e della sua quotidianità. È quello che l'Europa ci chiede, di diventare docenti europei e di utilizzare tutti gli strumenti che l'Europa ci mette a disposizione, anche il digitale. Io non voglio far perdere altro tempo, auguro a tutti una buona formazione, ringrazio davvero per la dedizione a questo gruppo stupendo che mi onoro in qualche modo di coordinare. In qualche modo, quindi ringrazio Simona, Sabrina e Laura e tutto il gruppo che in parte credo sarà anche presente e ascolta con interesse la relazione delle due ambasciatrici di oggi. Quindi vi lascio perché sennò vi rubo troppo tempo, ma ascolterò io con grandissima attenzione la vostra formazione. Grazie, grazie mille Antonietta per le parole che hai speso a nome di tutto il gruppo. Naturalmente grazie anche di avermi presentata. Io in genere presento gli altri, non presento mai me stessa. Quindi direi prima di passare la parola a Laura e a Sabrina, vi ricordo un paio di cose. Questo webinar fa parte di un programma di incontri in presenza e online, come ricordava Antonietta. È una serie di interventi, di incontri che sono finanziati dal Piano Regionale di Formazione Twinning Erasmus, progettato da USR Toscana con il gruppo ambasciatori Erasmus più Scuola e la referente pedagogica, cioè Simona Bernabei, cioè io, in collaborazione naturalmente con la scuola centro di costo che è il liceo statale Antonio Rosmini di Grosseto, che ne organizza appunto gli aspetti amministrativi e di gestione dei fondi. Ovviamente i fondi sono fondi europei della Commissione europea e Twinning o ESEP che chiamare si voglia è un'azione che è all'interno del programma di formazione e di istruzione Erasmus+, che come sapete, ne abbiamo parlato ieri, ma insomma sicuramente ne avrete sentito parlare molte volte, è un programma che finanzia azioni di mobilità, progetti incentrati sulla mobilità degli alunni, degli studenti, delle studentesse, dello staff, delle scuole, per quello che riguarda noi. Poi ci sono altri ambiti che si occupano di altre aree, altri settori. Quello che tengo a dire è che gli ambasciatori hanno un ruolo molto importante sul territorio nazionale, sono, e li potete trovare anche semplicemente navigando sia il sito eTwinning che il sito più grande, il sito Erasmus+
Erasmus Plus, scusate perché così è la denominazione del sito, erasmusplus.it, e trovate la divisione, la ripartizione regionale. Credo che online con noi stasera ci siano anche colleghi e colleghe non strettamente della regione Toscana, e quindi potete trovare i riferimenti mail degli ambasciatori del vostro territorio, e a loro potete rivolgervi. Non soltanto come in questo caso per formazione online o in presenza, ma anche per delle consulenze. Tenete presente naturalmente però che diciamo per quello che riguarda una consulenza in merito alla rendicontazione, alla gestione amministrativa, dovete rivolgervi sempre, e l'ultima parola è sempre all'Agenzia Nazionale che per la scuola è INDIRE. Mentre per il VET, quindi per i progetti quelli rivolti più agli istituti tecnici e professionali, è INAP, però comunque sia, gli ambasciatori costituiscono una voce molto importante di informazione e formazione sul territorio. A questo proposito, vi ricordo il nostro successivo appuntamento che sarà a Livorno, ne abbiamo già parlato ieri, sarà in presenza. Si terrà presso il liceo, la scuola superiore, il liceo Francesco Cecioni di Livorno, il 29 di settembre, e ci saranno Lucia Cruschelli e Marta Manzanedo, e si parlerà nuovamente di accreditamento. Questo è un topic molto richiesto, perché l'accreditamento, come sapete, diciamo che scade fra circa un mese, quindi questi sono i momenti in cui tutti i docenti che vogliono fare l'accreditamento, accreditare le proprie scuole, stanno lavorando al progetto di accreditamento. E poi avremo tutta una serie di eventi a cui faceva riferimento Antonietta Marini nelle diverse province, e altri, un ricco programma di webinar nei prossimi mesi, fino alla fine di questa tornata autunnale-invernale, quindi poco prima delle vacanze di Natale. Vi terremo informati sui nostri social. Noi siamo su Instagram e siamo su Facebook per quello che riguarda l'informazione. Ci cercate e ci trovate come eTwinning Toscana, tutto attaccato. Invece, per quello che riguarda le registrazioni di questo e di altri seminari, scusate, di altri webinar che abbiamo fatto nel passato, noi siamo online da sempre, dobbiamo dire, da molto prima che la pandemia ci mettesse online a fare scuola. Abbiamo quindi un ricco catalogo di webinar che potete guardarvi con calma. Anche questo, la registrazione di questo, mentre quella di ieri io la invierò il link di YouTube agli utenti iscritti, questo, data la grande partecipazione dell'ultimo minuto, e ci fa, devo dire, molto piacere, abbiamo deciso di indirizzarvi direttamente sul canale YouTube. Ci trovate come Twinning Toscana, troverete fra qualche giorno il tempo tecnico di caricare il video, e troverete tutto lì, anche cose passate che potrebbero essere interessanti. Io sto zitta, basta. Vi ricordo solo una cosa, e cioè che le domande, come chi era presente ieri ha ormai è un esperto, un'esperta, vi preghiamo di farle sul foglio Google, che adesso, il cui link adesso io metterò in chat, e non nel repartino domande di questo GoToWebinar, perché così tutti potremo seguire le risposte, e le nostre relatrici potranno leggerle e rispondere con calma. E faremo, giusto ragazze, faremo una sessione in coda al vostro intervento. Quindi diciamo che io intanto metto le slide, vi passo la parola a Laura. Dunque, vedete che aspettate che voi le dovreste vedere a tutto schermo, giusto? Sì. Ok. Laura Maffei lavora presso l'IC2 Arnolfo Di Cambio di Colle Valdelsa, è ambasciatrice Erasmus più scuola, ha una grandissima esperienza come eTwinner prima, come ambasciatrice Twinning e poi come ambasciatrice Erasmus. Sabrina lavora all'Istituto Comprensivo Certaldo, Scuola dell'Infanzia Alice Sturiale a Certaldo in provincia di Firenze. Anche nel caso di Sabrina parliamo di una eTwinner e di una docente Erasmus di grande esperienza.
di più recente nomina rispetto a Laura, ma comunque insomma questa sera siamo fortunati perché abbiamo due pezzi da 90. Io veramente adesso sto zitta e metto il link delle domande nella vostra chat. E buon lavoro a tutti e grazie per essere qui. Laura, non ti sentiamo. Non ti sentiamo, Laura. Io adesso poi tra l'altro non vedo neanche più. No. Allora, aspetta, eh. Prima funzionava perfettamente. Puoi provare a uscire e rientrare? Perché io dunque, aspetta, fammi vedere se per qualche ragione dovessi averti spento il microfono. Ma no, perché c'è il microfono verde, quindi è adesso se n'è andata Laura, vediamo forse fa entra e riesce, cioè esce e rientra. Andava tutto perfetto, Sì, è troppo. certo. Senti, ma c'è un ordine in quello che dite, giusto? Quindi non ci Sì. possiamo. Ok. E allora, No. aspettiamo Laura. Nel frattempo, io direi che metto il file delle domande, metto il link delle domande, lo condivido con voi. Così, ecco. Intanto non perdiamo tempo e lo metto nella chat in modo tale che tutti possano poi al momento o via via naturalmente possiate scrivere le domande che ritenete utili per voi, interessanti per voi e poi via via risponderemo. Ecco Laura, ditemi Ok, ora, mi sentite? perfetto, perfetto, Oh, e sì, quindi bene. chissà che cos'era. Va Va bene, bene. intanto buonasera a tutti. Si diceva, sono Laura Maffei, io insegno lettere a un istituto comprensivo, io insegno nella secondaria di primo grado. Sono in eTwinning dal 2005, quindi da quando l'azione è nata, e la scuola è coinvolta in progetti europei praticamente dal 2000, prima con Cultura 2000 addirittura, poi con Socrates, poi l'LP e ora Erasmus. È un po' il pallino, il fil rouge che viene seguito un po' nella progettazione della nostra scuola. Ho voluto cominciare così con Indiana Jones perché credo che sia un'immagine in cui tutti ci possiamo riconoscere in questo momento. Mi dispiace, vedo che ci sono 96 persone, io vorrei chiedere a uno per uno cosa state facendo in questo momento, di cosa state parlando, e sono sicura che il 99% mi direbbe che sta affrontando il PNRR, gli acquisti e gli ambienti d'apprendimento. Quindi in questo momento la versione è questa, anche con le segreterie, l'immagine è Indiana Jones e il Tempio Maledetto, siamo bombardati da un sacco di input. E io ho messo questo, sostenibilità ambientale, inclusione, cittadinanza attiva, educazione digitale, che sono i pilastri di Erasmus, e poi dall'altra parte Piano Nazionale Scuola Digitale, Piano Nazionale Ripresa e Resilienza con un focus sugli ambienti di apprendimento e Scuola 4.0. Sono i due ambiti che noi abbiamo intorno di input. Uno è quello che ci viene dall'Europa, Erasmus+, e dall'altra parte c'è quello che ci viene dal Ministero, ecco, dal PNSD in poi. Ecco, per la prima volta questi due ambiti stanno parlando lo stesso linguaggio. In mezzo ho messo i twinning. Questo è un po' per tarare le aspettative. Vi dico di cosa parliamo stasera. Allora, intanto vi presentiamo i twinning. Qualcuno di voi già lo conosce, qualcuno non lo conosce, se ne parla un attimo insieme. Anche chi già lo conosce, forse in questo momento può trovare qualcosa di nuovo, perché le cose stanno cambiando molto rapidamente. Vi vogliamo dare un po' di suggerimenti, io e Sabrina, con esperienze diverse, insomma, lei più alla scuola dell'infanzia, io primaria e secondaria di primo grado, essendo un istituto comprensivo.
con un occhio a quella di secondo grado in un'ottica di continuità, ma in generale dei consigli su come, diciamo, tutti noi ora ci troveremo tra le mani un patrimonio digitale notevole, per fortuna. Sapete tutti, immagino, o peggio ancora, sperimenterete sulla vostra pelle che c'è un forte movimento di no digital, anti-digitale, come se insegnare nella scuola fosse mettere in mano un tablet al bambino e dire ciao, arrangiati. Non è così, le prospettive sono tante. Secondo noi, eTwinning è uno strumento potente per l'utilizzazione di questi strumenti digitali. Ci dà una chiave di lettura diversa anche di questi ambienti di apprendimento che noi ci troviamo ora tutti a creare nelle nostre scuole, ecco, la prospettiva di poterlo usare in una maniera differente. Non solo, ma appunto ieri sera c'è stato l'incontro sull'accreditamento, molti di noi, molti dei nostri alunni si spera si muoveranno. Ecco, eTwinning può essere un momento utile, un'azione utile anche in quest'ambito. Proviamo a dirvi come. Simona, se mi passi alla successiva, c'è una visione. Ora è il momento in cui si blocca tutto, Sì, bellissimo. assolutamente. Stavo parlando da sola, infatti, perché avevo silenziato. Eccoci. Eccoci qua. Allora, vi do, questo l'avrete anche questo già visto ieri sera, però questa è l'azione Erasmus, tanto per avere un'idea di dove si trova eTwinning. Cioè, la Commissione europea Educazione e Cultura stanzia una certa quantità di fondi in modo che ci sia una europeizzazione della scuola. Il piano 2021-2027 è questo, i pilastri, inclusione sociale, educazione digitale, sostenibilità ambientale, cittadinanza attiva e partecipazione, declinati in tre azioni e eTwinning. Le tre azioni, una l'avete vista ieri, azione chiave 1 è quella della mobilità per l'apprendimento, l'accreditamento sta qui. Questo riguarda lo spostamento fisico delle persone, tutto del personale scolastico. L'azione chiave 2 è quella della cooperazione, cioè i partenariati. L'azione chiave 3 sta sopra di noi, è quella di supporto alle politiche. In tutto questo c'è eTwinning. Allora, cosa mi può offrire eTwinning in quest'ambito? Se avete parlato ieri di accreditamento e volete far spostare il vostro personale o i vostri alunni, cioè è chiaro che, penso sia chiaro a tutti che non è che una mattina si prende lo studente o si prende l'insegnante, lo facciamo salire su un aereo e lo spediamo in una scuola a fare job shadowing o in un istituto a fare un corso. Ci vorrà un momento di incontro precedente. Questo incontro, come lo vogliamo fare? Si può fare conoscendosi online attraverso i twinning. Vale tanto di più questo nell'ambito della cooperazione, cioè non si può fare un partenariato lavorando insieme quelle 3 volte l'anno che ci si incontra fisicamente. Quindi una piattaforma, un punto d'appoggio, un ambiente di collaborazione che la Commissione europea mette a nostra disposizione è eTwinning, ce lo mette a disposizione perché? Per dare una continuità al nostro incontro, altrimenti ci vediamo una settimana l'anno. Questo non è sufficiente, non è che con questo divento più europeo o la mia scuola diventa più europea. Do una continuità come incontrandomi regolarmente in una community che è i Twinning. Diciamo, nella pratica è uno spazio online dove ci incontriamo per collaborare e lavorare. È anche una comunità di pratica, e qui Wenger ci insegna, è un posto dove gli insegnanti si incontrano e crescono insieme. Se si va avanti con la diapositiva dopo, vi faccio vedere anche che è perfettamente, queste si scorrono tanto molto velocemente, questo è in perfetta consonanza con quello che succede in Italia. Io non Aspetto. capisco, sì, sto cercando di... No, Ora, eccoci. adesso
Eccoci, eccolo qua. Questa è Scuola Futura. Se lo vedete, il nostro ministero ci dà un altro spazio, oltre a Sofia, per la formazione, che è Scuola Futura. E se vedete, è perfettamente sulla stessa lunghezza d'onda di quella che è la normativa europea. Vi ricordo che dal Piano Nazionale Scuola Digitale il Twinning è proprio citato nelle linee guida ministeriali. Quindi, transizione digitale e Twinning è lavoro. Sul digitale, STEM e multilinguismo, è chiaro che se lavoro con altri paesi europei chiaramente ci sarà uno scambio in più lingue, riduzione dei divari, questo è un ambito che mi sta particolarmente a cuore perché noi siamo uno degli stati con maggiore abbandono scolastico, cerchiamo uno strumento che mi permetta di includere, a cui tutti possano accedere e da dopo la pandemia tutti sanno fare e tutti possono avere uno strumento, tutte le scuole si sono dotate di strumenti da dare eventualmente anche in comodato, almeno in Toscana. Io non so se siamo un'isola felice, però quando si parla di no al digitale, con la scusa che il digitale non è democratico, in questo momento è più democratico di tante altre strade. E dopo il Covid, quasi tutte le scuole si sono fornite di strumenti, di device da dare ai ragazzi. Quindi, è un ambito che mi viene richiesto da una parte dall'Europa, da un'altra parte dal Ministero e che si incontra tutto sommato nel PNRR, perché mi viene richiesto di creare degli ambienti in cui fare una didattica digitale che sia innovativa, che sia collaborativa e che sia in dimensione europea. E questo è esattamente quello che è il Twinning. Se si va avanti, per quello che è la scuola futura, a me piace molto questo nome scuola futura, mi sembra di buon augurio e speriamo che lo sia. Secondo me, questo è il mio punto di vista, che si deve fare per questa scuola futura? Si deve organizzare, pensateci, se state lavorando agli ambienti o agli acquisti, è quello che si sta facendo, si organizza la scuola per una visione di una scuola futura che si spera di realizzare. Bisogna collaborare. Non è una cosa che uno può fare da sé, sia con i colleghi di istituto, sia con i partner internazionali. Se siete fortunati, avete qualche Erasmus Plus che già è funzionante e lo sapete, c'è un contatto che deve essere continuativo con i partner e che è estremamente arricchente per tutti, compreso il personale della scuola. Cioè accogliere partner internazionali o avere contatti con loro ci aiuta a avere rapporti migliori con i nostri colleghi. Perché se si pensa di collaborare con i colleghi solo durante momenti istituzionali, cioè consiglio di classe, consiglio collegio dei docenti e per chi c'è consiglio di istituto, si sta freschi. E ci sono invece altri momenti in cui veramente si forma il team. Creare qualcosa di nuovo è quello che si vuole fare in questi ambienti e poi condividerlo. Tutto questo si può fare su i Twinning. Io qui ho messo delle foto, un po' mi fanno tristezza, un po' però mi si allarga il cuore, perché sono foto che sono state fatte durante il Covid, lo capite bene, i bambini hanno la mascherina e se guardate i bambini sono lì davanti al computer con la loro stella che parlano con i partner dall'altra parte. E paradossalmente chi aveva i Twinning, un momento di massima chiusura, è stato un momento di grande apertura, perché potevano parlare, incontrarsi con i partner europei e Simona Vernavei, che è qui con me, sa che una delle attività che è piaciuta di più è stata banalmente cosa vedi dalla tua finestra. Anche nei momenti di massima chiusura c'è stata una apertura. Perché? Perché incontrandosi online regolarmente ti permette di uscire anche quando uscire non si poteva, sostanzialmente. D'accordo. Veniamo proprio sui twinning. Allora, i twinning è, e ve lo dico subito, per il 90% delle persone, i twinning è la sorellina povera di Erasmus. Sorellina povera perché non è finanziato. Dice allora che lo faccio a fare? Lo faccio perché funziona, lo faccio perché sta insieme a Erasmus, eh? È complementare a Erasmus. È una delle azioni del programma, una delle azioni in cui la Commissione europea crede e lo porta avanti, perché penso che sia banale, ma è giusto ricordarlo,
qualunque sia il vostro progetto di mobilità o il vostro partenariato, quanti alunni potete spostare in un anno? 10, 20, 50? Che, insomma, tanti, ma il twinning è per tutti, cioè lo potete far fare a tutti. E accidenti, se è democratico, si può fare con tutti gli alunni. Non ne posso purtroppo far viaggiare tutti, ma li posso far tutti avere un contatto col partner europeo. È anche la più grande community europea di insegnanti, cioè un luogo virtuale in cui vado, trovo altri insegnanti, mi confronto con loro. Ho messo qui questa schermata che è del sito proprio Erasmus e tra tutte le azioni mi mette appunto i twinning. Ve lo ridico, che cos'è? Ora si guarda insieme, è un sito a cui io mi registro e lì dentro trovo una serie di materiali, una serie di luoghi di incontro con altri insegnanti, ci posso anche fare dei progetti sfruttandolo come un sito, come un luogo di incontro virtuale con i miei partner, che può essere un luogo di incontro virtuale in preparazione a un meeting in presenza, ma può essere anche finire lì un'attività che si conclude in se stessa. D'accordo? Se andiamo avanti, vi dico cosa ci posso trovare. Questo è molto veloce. Ci posso trovare i progetti, cioè posso fare i progetti, ci posso trovare dei corsi di formazione, ora quando passano ve ne parlo. Riconoscimento, come qualsiasi comunità, chiaramente ci sono dei premi, riconoscono i progetti che hanno avuto particolare successo. Ci posso trovare dei partner, in generale quello che ci trovo è la collaborazione. Non sottovalutate anche il confronto con altri colleghi europei, vale molto per quelli di lingua. C'è un bel gruppo molto ben funzionante l'insegnamento delle varie lingue, ma per esempio. Tantissime idee, ci sono dei gruppi funzionanti con tantissime idee per il digitale, tantissime novità, tantissime possibilità da applicare in classe. Quindi sia ci trovo materiali per il mio sviluppo professionale, finalmente riconosciuti dal Ministero, ricordate, Piattaforma Futura, sia ci posso fare dei progetti con i miei alunni. Andando avanti, vi dico come orientarvi. Allora, c'è un sito che è questo, ecco perché ESEP, European School Education Platform, si parte tutto da qui, non c'è bisogno di impararselo a mente, se andate su Google e scrivete ESEP vi porta direttamente qui. Qui io mi devo registrare e una volta registrato ho l'accesso per fare progetti, per cercare partner, per accedere a corsi di formazione e anche per accedere a dei corsi di formazione in presenza, non solo online, perché vengono fatti degli incontri proprio se siete nuovi, avete anche più possibilità di partecipare, vengono fatti dei bandi per far incontrare gli insegnanti europei e sono come delle borse di studio sostanzialmente, fate la candidatura, è solo una candidatura scritta e vi invitano per un periodo via via in qualche città europea dove conoscere fisicamente altri twinner e magari poter fare dei progetti insieme. Il sito è lui, si entra da qui, ci si registra qui. Vi registrate come in qualsiasi sito, non c'è niente di strano, prevede una pre-registrazione e poi la registrazione. Qual è il bello? Il bello è che è un sito sicuro e è sicuro perché una volta che vi siete registrati non siete immediatamente attivi, ma l'agenzia nazionale, che nel nostro caso è l'INDIRE, fa un double check per vedere se quel profilo, quell'insegnante abbinato a quel codice meccanografico esiste davvero. E qui, una volta che hanno riconosciuto che siete un insegnante veramente esistente, loro vi validano. Prima c'è scritto in attesa di validazione, loro vi validano. In sé, ora ve lo faccio vedere, mi bruciano se lo dico, ma ve lo dico per dare un'idea. È come qualsiasi altro social, immaginatevi Facebook. Vi registrate, caricate il vostro,
la vostra immagine, se volete, se no l'immagine della vostra scuola, dite qualcosa su di voi e poi ci sono, c'avete uno stream che vi scorre una volta che avete contatti. Se non avete contatti è come essere su Facebook e non ho nessun contatto, c'è nessuno. E poi ci sono tante pagine corrispondenti a quelli che possono essere i vostri interessi. Lì dentro, se volete, poi si può anche registrare un progetto. Non c'è niente di strano, dico sempre, che succede se mi registro e poi non ne voglio più sapere niente? Niente. Non vengono a cercarvi, non vi vendono niente, non succede niente, come 100.000 altri siti in cui vi siete registrati, a un certo momento, se dopo un po' di tempo non fate l'accesso, venite cancellati. È un ambiente comunque da visitare anche per la semplice esplorazione. Cioè, se uno non si sente pronto a registrare un progetto subito all'inizio, prima può esplorare e c'è molto da apprendere, molto da apprendere. Se invece avete un progetto Erasmus, specialmente se è un partenariato, io vi consiglio subito contestualmente di registrare il progetto eTwinning con i vostri partner, perché vi servirà come punto d'incontro e anche come archivio sicuro dei vostri materiali. Ripeto, sicuro perché i vostri studenti che ci inserirete voi dentro troveranno solo altri studenti e altri insegnanti. È possibile che qualcuno riesca a craccarlo? Tutto è possibile, ma veramente strano. Perché farlo, insomma, eh? E c'è un livello di sicurezza che non c'è in nessun altro tipo di social rivolto a insegnanti e studenti. Qui, da ESEP, si registrano solo gli insegnanti. Gli studenti no. È l'insegnante poi che tira dentro, registra i suoi studenti. Tutto qui. Se si va alla slide successiva, poi vi faccio vedere come è fatto, che è quella dopo, eccola qua. Ve lo ripeto, potete impararvi tutta la striscia o solo cercare ESEP su Google, è lei. Se guardate, in alto c'è login, se vi siete già registrati, se non siete registrati, quando cliccate lì vi dice ti vuoi registrare e vi registrate. Facile. Come per qualsiasi email. D'accordo? Andando avanti, vi dico anche un'altra cosa. Questa è la piattaforma su cui si lavora, però, come ogni stato che fa parte di eTwinning, anche noi abbiamo un'agenzia nazionale che è eTwinning Italia, è l'INDIRE. Il suo indirizzo è questo, eTwinning.indire.it. Allora, non lo confondete con l'altro, eh? ESEP è dove si lavora. Qui è dove l'INDIRE, l'Agenzia Nazionale, ci dà delle informazioni su cosa succede in Italia. Quindi ci sono le informazioni sui migliori progetti, idee progettuali, c'è il supporto, i riconoscimenti, i premi, il modo per fare domanda, appunto, per partecipare fisicamente agli scambi europei, eccetera. C'è un'area di supporto. Vado piano qui perché è importante capire questa diversità. Da una parte ESEP, da una parte eTwinning Italia. Se andate sotto supporto, sotto contatti, c'è tutta la mail e c'è pure il numero di telefono. Non avendo gli stessi afflussi che ha l'Agenzia Nazionale Erasmus, qui se avete un problema la risposta è molto molto veloce. C'è anche il numero di telefono, vi assicuro, rispondono anche al telefono. Quindi abbiamo un servizio, per noi siamo anche fortunati, e a Firenze abbiamo un servizio che è estremamente efficace. Allora, andando avanti, vi faccio vedere le altre opportunità, queste sono solo da scorrere. Sul sito eTwinning Italia c'è anche il network degli ambasciatori. Se avete bisogno di qualcosa, potete scrivere agli ambasciatori, andate a cercare quello che è più vicino a voi. Io vi invito, è molto usato questo espediente di rivolgersi agli ambasciatori. È chiaro che se volete un ambasciatore nella vostra scuola, se avete una problematica particolare, scriveteli. È chiaro che se gli scrivete vorrei iniziare da zero a far accreditare la mia scuola, come devo fare?
Quello di là, poveretto, insomma, ecco, non sa cosa rispondere se fate domande troppo generiche. Vi consiglio di contattarli o se volete portarveli a scuola o se avete delle problematiche precise, altrimenti seguite la formazione che Twinning Toscana offre con regolarità. Andando avanti, come fate a entrare nella rete? Che è quello dopo, e ve l'ho già detto, questo si scorre e basta. Dovete iscrivervi su ESEP. Si chiama EU Login, è la chiave d'accesso per la piattaforma. Con questa chiave entrate, con questo login entrate in tutti i servizi. Ho fatto due o tre slide, ora che vi passo velocemente cosa fare in questa rete. Allora, lo potete esplorare da voi, vi consiglio di dedicargli 10 minuti, non ne servono molti di più. Per vedere come è fatto ESEP, se si va avanti molto velocemente, la parte about, vedete qui io mi sono registrata e ho fatto il login e lui mi riconosce, mi dice Laura Maffei, ho anche una notifica. Se guardate è esattamente uguale a qualsiasi social, cioè lui mi sta dicendo che è una notifica. Se ci clicco sopra, come se qualsiasi social abbiate, mi fa vedere qualcuno mi ha contattato. Allora, About vi dà tutte le informazioni su ESEP, che cos'è, come è finanziato, quali sono le agenzie nazionali, vedete c'è scritto i Twinning and NSO, quali sono i partner, eccetera. Si può andare avanti. Oh, poi ci sono, ecco, questo mi interessava, Development e Professional Development. Sono dei corsi di formazione che si trovano dentro i Twinning. Allora, come funziona? Vi iscrivete. Sono corsi online, se li portate in fondo vi danno un certificato che è con il conteggio delle ore, che è riconosciuto, valido anche per noi, per il Ministero, come qualsiasi corso di aggiornamento. Se non lo finite, che succede? Niente, nulla. Potete però prendere materiali. Lo spirito di Twinning è mettere tutto a disposizione di tutti. Sui Twinning non c'è mio e tuo. C'è la condivisione. Fra l'altro, i Twinning è uno di quei posti dove non è possibile copiare, la gente mette le proprie idee a disposizione di tutti, anche le proprie idee progettuali, tanto se qualcuno le replica non vengono mai uguali, perché ci sono diversi ragazzi, diverse classi, diversi contesti. Se scorriamo si vede quello che c'è ora in offerta di Professional Development. Questi sono alcuni corsi che ci sono ora. Sustainability in the classroom and beyond, what can you do with data in your classroom, building school company partnership, quindi vari generi di corsi. Ora ci sono questi, se li scorrete c'è tutto un catalogo. Andiamo avanti, vi faccio vedere, oh, quello che ci interessa di più. Allora, faccio un passo indietro, vado dentro i Twinning, vado su ESEP, mi registro. Che cosa vorrò trovare? Voglio trovare dei partner, perché per lavorarci insieme, varie possibilità, o voglio fare solo un e-twinning, oppure voglio fare un Erasmus e voglio essere sicura che trovo gente seria e che veramente sono insegnanti, oppure ho già un Erasmus, voglio trovare i miei partner per aprire uno spazio e-twinning, si va sotto networking. In e-twinning, come in qualsiasi social, se non hai contatti, non ci fai niente, d'altronde è come stare da soli in una stanza vuota. Sotto da networking posso trovare scuole, organizzazioni, posso trovare partner, le persone, progetti, qualsiasi cosa. Si fa un browse e li cerco. Se andiamo avanti, si vede più in dettaglio come è fatto. Eccolo qua. Lo posso trovare anche dal mio profilo, vedete se io apro il mio profilo mi dice il mio stream, i miei progetti attivi, i miei gruppi, il mio profilo, da qui andando avanti ancora posso trovare, eccolo qua, c'è proprio un label che si chiama Partner Finding. Se clicco su Partner Finding è tutto parecchio intuitivo, eh? Una volta che siete entrati lo trovate da voi, c'è un forum. E nel forum ci sono persone che presentano i loro progetti e cercano partner. Vi potete unire a loro, potete metterci la vostra idea progettuale e farlo voi.
Io dico sempre, se siete nuovi ai twinning e alla progettazione europea, nelle scuole si fanno dei progetti meravigliosi che fatti in partnership europea sarebbero ancora più meravigliosi e avrebbero un sacco di visibilità in più e un sacco di ricaduta in più sugli alunni. Perché non farlo? Quindi cominciare con un progetto che magari è il mio cavallo di battaglia, qualcosa che so che mi riesce bene, comincio in piccolo, creo un piccolo progetto, ottengo maggiore visibilità, maggiori risultati. Perché farlo gratis? Allora, due possibilità. Gratis è il sito, gli strumenti che mi offrono sono gratuiti. Il mio tempo è gratis? No, però è come qualsiasi altro strumento scolastico io scelga, anche se scelgo il libro, dovrò perdere tempo a preparare le lezioni. In più, se avete un Erasmus, lo farete rientrare nelle spese organizzative. Se fate un progetto, sarà come tutti gli altri progetti. Avrete un fis e contratterete le ore che volete. Chiaramente ne farete sempre più di quante ne avrete contrattate. È vero però che è così in qualsiasi ambito del nostro fare scolastico e perché non usare uno strumento che veramente funziona? E funziona, in due parole vi dico perché, poi lascio veramente, sono arrivata in fondo la parola alla collega, funziona perché coinvolge gli alunni. E io dico sempre, immaginatevi i vostri alunni quando fanno specialmente le lingue, ma dovunque, per esempio a me succede con la geografia, ma per le lingue è plateale, cioè immaginatevi i vostri alunni che fanno, alle medie funziona così, dei dialoghi in inglese con i loro compagni di classe. È tutto finto. Io parlo una lingua che non è la mia. Con un altro che parla una lingua che non è la sua, peccato che ci avremmo una lingua in comune. Lo stesso quando scrivono una lettera, gli dite scrivi una lettera a un tuo amico, l'amico immaginario. Chiaramente la motivazione c'è fino a un certo punto. Se hanno di fronte a sé, che sia dal vivo o che sia in un webinar, come in questo momento, l'altro che di là risponde, finalmente fate usare la lingua per quello per cui è fatta. Cioè gli alunni si sentono che usano la lingua, perciò per cui è nata, per comunicare. Va sicuro che quando c'è il ragazzo dall'altra parte, i ragazzi si arrampicano sugli specchi per cercare di parlarci. La motivazione è tutt'altra. Quando scrivono la letterina e c'è la speranza che qualcuno ti risponda, invece che l'amico immaginario scrive una lettera a un pen friend, la motivazione è tutta differente. Scrivono tutti, parlano tutti. Parlano bene, parlano male, però parlano. E questo mi chiede l'Europa e questo mi chiede il Ministero quando mi dice ti do i soldi per comprare gli strumenti e per cambiare gli ambienti. Fammeli interagire in qualche modo questi ragazzi. Come li faccio interagire con i loro partner europei che stanno dall'altra parte? Questo è, da qui trovo i partner, scorro la pagina successiva, una volta trovati i partner, creare un progetto. Non ci perdo tempo perché i progetti sono come quelli che chiunque di voi sa fare nelle proprie scuole. Un po' più difficile la cosa se siete un superiore perché avete altre strutture, ma si può fare anche lì e vincono dei premi meravigliosi e vengono dei, ovviamente avendo ragazzi più grandi, un livello di riflessione che altri livelli non si può avere. Per il resto, create un progetto, cosa vi chiedono? Vi chiedono di mettere gli obiettivi, vi chiedono di mettere a grandi linee la descrizione del progetto e l'output che volete ottenere. L'ultima cosa che è importante è che quando create un progetto dovete aspettare che ve lo validino, ma validare è una cosa totalmente formale, cioè c'è qualcuno a Firenze che fa click e vi apre lo spazio, non lo valutano, lo validano. Quindi nessuno valuta il vostro progetto, il progetto è vostro. Se alla fine vi è piaciuto molto, potete decidere di farlo valutare e di chiedere magari un premio. Ma se il progetto è un progetto semplice, umile, ma che ha svolto il suo compito, va benissimo, come quando avete usato un libro, un tablet o qualsiasi altra cosa. Quindi quando create il progetto, tranquilli, non c'è nessuno che dice mi piace, non mi piace, fatto bene, fatto male, lo create.
e lo sapete voi e lo potete cambiare poi in corso d'opera. Questo è il bello della flessibilità. Tutto qui, lascio la parola alla collega che ci dice: Sabrina, perché fare rete? Grazie Laura, grazie. Sì, scorri ancora, eccolo. Quindi allora io insegno all'infanzia e pare sempre molto strano che si possa fare i twinning anche all'infanzia. Quest'anno io ho avuto una nuova dirigente scolastica che come prima domanda, quando ci siamo presentati come scuola ai twinning, scuola che lavora da anni su twinning, ci ha detto: come? All'infanzia? Eh sì, certo, all'infanzia. In questo tipo di scuola, chiaramente il ruolo dell'insegnante è ancora più da mediatore per introdurre i bambini e le bambine così piccole a lavorare con la tecnologia e nel digitale, ma vi assicuro che i risultati e i successi sono stati notevoli anche da parte delle famiglie che, come saprete, credo che ci siano molte insegnanti dell'infanzia, la collaborazione con le famiglie è determinante per il successo dei progetti e per il successo dei bambini a scuola. E quindi, grazie anche all'apertura su eTwinning, siamo riusciti a inserire le famiglie più da vicino nella nostra progettazione educativa e didattica. Quindi, perché fare rete? Fare rete, Simona, puoi scorrere, ora ci saranno una serie di foto soprattutto, ecco, per conoscere e collaborare a distanza con scuole e bambini lontani in una piattaforma, come ci ha ottimamente descritto Laura, una piattaforma sicura ed anche molto semplice, intuitiva. Sì, richiede un po' di competenza basica di lingua per interagire, di lingua straniera, intendo, per interagire con colleghi che parlano altre lingue dall'italiano, ma appunto proprio basica. Possiamo anche collaborare con scuole italiane, ma dico la verità, collaborare con scuole straniere ha una marcia in più, perché, e poi puoi girare la diapositiva, perché vuol dire in qualche modo entrare in contatto con realtà nuove, con ambienti nuovi, con lingue differenti e sperimentare, collaborando, nuovi percorsi. Indubbiamente questo richiede, puoi scorrere la diapositiva, Simona, questo richiede una certa flessibilità, perché interagire con scuole straniere, con bambini lontani, con insegnanti che hanno una preparazione differente, un substrato culturale differente dal nostro, vuol dire anche essere pronti a cambiare un po' le nostre metodologie, ma è proprio il bello di lavorare con gli altri e quindi collaborare con gli altri e cooperare per la riuscita di un progetto, un'idea, una video lezione, una videochiamata e così via. Scorrendo le diapositive, quindi da dove iniziare? Inizierei io in genere ho iniziato dalla ricerca del partner, come ci ha indicato anche Laura, poi scorrere la diapositiva Simona, quindi dalla ricerca del partner con il quale o con i quali scambiarsi idee. Io ho lavorato su progetti, quindi ho creato progetti insieme a partner singoli, ma anche a più partner. Quindi un progetto che prevede la collaborazione con una o più scuole.
Questa può portare dei vantaggi e anche degli svantaggi. Allora, la maggior parte dei progetti io li ho creati, costruiti e sviluppati con una partner greca. E chiaramente una volta entrati in contatto e in amicizia, è stato molto più semplice poi trovarsi e coordinarci nei vari lavori. Ma talvolta succede che alcuni partner possono sparire perché per una serie di motivi, e quindi avere più di un partner permette di portare avanti il progetto ugualmente. Quindi è una cosa da valutare. Vai avanti, Simona. Un elemento, secondo me, essenziale da tenere in conto quando vogliamo iniziare a lavorare su una progettazione e twinning è quello di partire dalla nostra realtà. E quindi dalle nostre sezioni, dalle nostre classi, quali sono gli interessi dei nostri ragazzi, dei nostri bambini, delle nostre bambine, quali sono i supporti che abbiamo a scuola. I supporti intendo strumentazione digitale. All'inizio, ad esempio, io non avevo il collegamento internet, che poi è venuto successivamente grazie proprio a alcuni riconoscimenti ottenuti con i twinning, e quindi la scuola dell'infanzia è stata fornita di collegamento internet. La scuola dell'infanzia, come saprete, non ha da combattere ora con gli ambienti di apprendimento perché non rientra nei finanziamenti, e quindi noi non abbiamo nessun supporto, diciamo, ministeriale attuale. Noi ci siamo aiutati con il comune che, coinvolgendolo in alcune attività, ha poi compreso l'importanza di questo strumento educativo, didattico, pedagogico, e quindi ci ha aiutato e ci ha fornito il collegamento internet, in modo che siamo riusciti a lavorare da scuola. Perché nei primi progetti, quando i miei bambini volevano incontrare i loro partner in videoconferenza, dovevamo organizzare una specie di gita, dovevamo organizzare il pulmino e andare magari in una scuola vicina, dove c'era da prenotare il laboratorio e utilizzare le LIM che erano lì a disposizione. Quindi le cose magari all'inizio possono essere un pochino più complicate, ma poi piano piano anche noi stesse, noi insegnanti, diventiamo sempre più adeguate a questo nuovo strumento, e quindi impariamo dai nostri errori, impariamo dai consigli che ci danno i nostri partner stranieri, dalle loro competenze, e quindi anche noi cresciamo professionalmente grazie proprio alla collaborazione con i nostri colleghi stranieri, in questo caso colleghi stranieri. Importante anche la realtà della scuola dal punto di vista dei colleghi. In particolar modo all'infanzia, dove si lavora, almeno nella mia scuola, in maniera a classi aperte o comunque con una collaborazione molto partecipe dei colleghi, e quindi quando ho partecipato, ad esempio, non ho partecipato mai con la mia sezione, ma anche con due sezioni pari età della mia scuola, bisogna vedere se le colleghe sono intenzionate a collaborare, sono intenzionate a lavorare su questo progetto. Perché in realtà tutte le colleghe avrebbero dovuto iscriversi in piattaforma, avrebbero dovuto caricare anche loro dei materiali e interagire, ma all'inizio nessuna aveva il coraggio di farlo. Quindi magari io sono stata la pipista.
E poi anche loro si sono iscritte, hanno visto che non era nulla di pericoloso e quindi poi si sono buttate e hanno a loro volta partecipato attivamente al progetto, hanno caricato materiali, hanno cominciato a interagire nella piattaforma e a utilizzare tutte le varie strumentalità che la piattaforma offre. Possiamo andare avanti, Simona. Un altro consiglio, diciamo così, è quello di essere creative, perché indubbiamente la creatività non è un surplus, la creatività è necessaria perché ci possono essere anche delle difficoltà che possiamo incontrare, quello che dicevo anche prima, quindi essere anche un po' flessibili, e la creatività ci può anche aiutare a superare a volte delle difficoltà. Possiamo andare avanti. Un altro aspetto che secondo me è determinante è quello del tempo. Allora, il tempo va, diciamo, analizzato sotto vari aspetti. Intanto, quando si parla di progetti e twinning, come già accennato Laura, possono essere progetti che hanno una durata di un intero anno scolastico e questo tengo a sottolinearlo, non devono essere dei progetti che affiancano una progettazione didattica educativa differente, ma quelli, cioè il progetto stesso è la progettazione educativa e didattica annuale. Quello è il lavoro, non qualcosa che è in più, ma è quello lì, quel progetto è la nostra, se intendiamo utilizzarlo come annualmente, quindi può essere un progetto che si sviluppa durante un anno scolastico. Ma questo non è detto. Potrebbe essere anche un progetto che invece riguarda un'esperienza singola, molto breve. Potrebbe essere, ad esempio, che cosa hai fatto durante le vacanze, ad esempio. Oppure un progetto che riguarda le attività che si fanno a scuola in preparazione di Halloween, ad esempio. Quindi decidere il tempo da dedicare a questo progetto, che quindi può essere molto breve anche, e cercare di stare nei tempi, di coordinarsi con i partner e di calendarizzare le varie esperienze. Se poi quel tempo ci rimane stretto e vogliamo allungare le nostre attività, le nostre esperienze, nessuno ce lo vieta. Ecco, la piattaforma in questo senso è anche molto libera e quindi ci offre una serie di opportunità che sta a noi cogliere. Possiamo andare avanti? Scusa Sabrina, Certo. scusami, prima delle idee pratiche, siccome ora stavo guardando le domande e le domande riguardano cose generali che abbiamo detto fino ad ora, Allora prima io mi delle idee pratiche, fermerei. vogliamo Esatto. rispondere a queste domande perché riguardano queste, se no passa troppo tempo e Certo. non. Eccolo qua. Scusa Simona, ma ho guardato, mi sono resa conto che sono domande generali. Sì, va benissimo. Voi avete davanti il documento, Allora, naturalmente. Lo rimetto in sì. chat così se qualcuno volesse. Qualcuno vuole aggiungere. Allora, questa, ora chiedo consiglio la prima anche a Sabrina, mi dice, dice posso fare l'accesso anche dopo un anno o devo rifare la registrazione? Allora, io credo, te che dici Sabrina? Io Allora, no, vai Laura, poi magari aggiungo qualcosa. Credo che sia ancora esistente e che si possa tipo riattivare. Sicuramente mi è capitato dopo 6 mesi, cioè l'averlo fatta a giugno e magari a dicembre ci viene in mente di riattivare. Io non so chi è che l'ha scritto, però io direi che questo una persona deve fare la prova
e ci deve essere la possibilità riattiva. Se non lo trovate il vostro profilo, prima di ricrearlo, per piacere, ci mandate una mail o a me o a Sabrina o direttamente all'helpdesk. Se la mandate a noi, noi la giriamo all'helpdesk. Esatto. Sabrina, se hai info più precise. Io dicevo appunto di rivolgersi all'helpdesk se qualcosa non funziona, perché con gli ultimi cambiamenti a volte ci sono stati delle difficoltà e quindi l'importante è provare, vedere un attimo se funziona. Se poi non funziona, prima di rifare la registrazione, contattare l'helpdesk. Sì, perché sennò uno fa un doppione. Sono abbastanza sicura che ci sia riattiva il profilo. Se però non lo trovate, meglio scrivere o a noi o all'helpdesk prima di fare il bis. Quella dopo, nel loro profilo gli alunni invitati come membri hanno ancora la possibilità di inserire la loro presentazione. Allora, fino ad ora no, ma pare che ora sia così. Lo saprete, hanno rimesso le mani alla piattaforma durante l'estate. Questa era stata una delle cose richieste. Non ho ancora aperto nessun progetto e quindi non ne ho la certezza. Quella dopo, come si possono trovare partner adeguati al proprio progetto? Digitando una tematica o in altro modo? Personalmente metterei un post sul forum, cioè se il progetto già ce l'avete lo scrivete sul forum a grandi linee quello che è il vostro progetto e aspettate che altri si uniscano. Vi si unisce 200.000 turchi, un romeno, un polacco, fate una scelta di quelli che vi sembrano più attendibili, con un meglio essere in più che in meno. Comunque, se avete già un'idea di progetto, chiedetelo voi, scriveteci voi sul forum. E un'altra possibilità è quella di inviare una mail ai contatti che uno ha e magari se già ha un contatto sa di che scuola si tratta, sa di che cosa si occupa l'insegnante e magari potrebbe essere una richiesta proprio, interpersonale. Ecco. Vai Sabrina, la prossima. No, questo. Sì. Allora, questa qui è facile, si deve avere già un partner per registrare un progetto? Sì. Sì. Non lo potete creare prima. È proprio il portale che non ve lo permette perché quando create un progetto dovete dichiarare anche chi è il vostro primo partner, che sarà il cofondatore. E il progetto, prima di andare all'Agenzia Nazionale, andrà al vostro partner, cioè scegliete un partner, ve lo mettete tra i contatti, quando riempite la maschera che vi chiede di registrare il progetto, vi dice anche chi è il tuo cofondatore e voi lo tirate su. E prima di andare all'Agenzia Nazionale, quando inviate il modulo, andrà dal vostro partner che conferma. Mi raccomando, vai No, Sabrina. vai Laura, mi No, raccomando. finisco, mi raccomando, non registratelo con gente senza averglielo detto. Ecco, ogni tanto è capitato a noi che ti arriva uno tizio che ti ha invitato a provare il suo progetto e non li approvate se non l'avete fatti voi, nel senso che ogni tanto c'è qualcuno che si sveglia e manda il progetto senza averne mai parlato, insomma, prima se ne parla. Ecco, è su questo che io volevo dire, cioè quando si fa un progetto, anche partire dalla progettazione con il partner è essenziale. Nella collaborazione e nella cooperazione vuol dire trovare insieme un'idea progettuale che stia bene ad entrambi. Quindi fissare gli obiettivi insieme. Lo stesso, fissare qual è il progetto finale, qual è il prodotto che si intende realizzare e i tempi che vogliamo dare e quindi è determinante creare un progetto insieme. Magari possiamo avere un'idea progettuale, ma poi dovrà essere
in qualche modo non solo approvata, ma prima coordinata con il nostro partner o con i nostri partner, perché altrimenti cioè, lavoriamo in maniera parallela, e questo è una delle degli aspetti che non dobbiamo, cioè dobbiamo tenere in conto di non fare. Non dobbiamo lavorare in maniera autonoma, dobbiamo lavorare insieme, già gettando le basi del nostro progetto. Esatto. Allora, questo è cosa carina. Cosa fare se non trovo colleghi della scuola disposti a collaborare, scuola secondaria di primo grado? Scrivi a me, io raccolgo sempre. Scherzo, ma non troppo. Allora, non è facile lavorarci da solo. Quindi io consiglierei, veramente è difficile lavorare da solo, almeno un collega bisognerebbe avercelo. Se uno non ce l'ha, perché non ci sono interessati, però uno deve iniziare, cercare un'altra scuola nell'area che faccia progetti europei, parto in piccolo e mi aggrego, e sì, veramente, nel senso, vedo scuola secondaria di primo grado, ma certo, scrivete a me, davvero, nel senso che bisognerebbe essere in più di uno, ma è vero anche che qualcuno deve essere il primo, insomma. Devo avere l'autorizzazione del DS? No, è qualsiasi altro, come qualsiasi strumento, è carino dirglielo al DS, perché c'è un buon ritorno d'immagine per la scuola, e spesso se viene detto al dirigente, il dirigente magari incoraggia qualcun altro a partecipare, ma tanto l'incoraggiamento viene da quanto sono contenti i ragazzi. Quando si divertono e si vede che imparano, poi i colleghi si sentono coinvolti. Quindi l'autorizzazione no, dirglielo sì, per un motivo, cioè, ripeto, un buon ritorno d'immagine, perché no? Indubbiamente. E quella dopo è carina, posso usare la piattaforma eTwinning per attuare scambi di email tra la mia scuola e scuole straniere? Certamente, certo. Ne troverete a bizzeffe. Ci sono scuole interessate, moltissime, oppure trovo solo progetti di mobilità? No, sono divisi. C'è un forum per i progetti di mobilità e un forum per chi vuole fare solo i twinning. Ne troverete tantissimi, amici di penna, amici di... io vi consiglio sempre, oltre allo scambio di mail, sì sì, ogni tanto, ormai si sanno fare tutti, qualche videoconferenza, vi divertirete un sacco, ne trovate tantissimi interessati. Mettete un post sul forum, quanti ne volete. Sì, bene. Scusa l'interruzione, Sabrina, ma erano, no, su questa era parte. Importante, non è stata un'interruzione, è stato un approfondimento importante. E quindi ora invece passiamo a illustrare delle idee concrete di attività svolte in vari progetti e twinning. Io non ho cercato di individuare alcune esperienze tratte da una serie di progetti, perché secondo me queste idee potrebbero essere utili per tutti gli ordini di scuola, chiaramente adattati all'età, per le varie età, ma che e inoltre che possono anche essere utilizzati in progetti differenti, perché hanno una serie di agganci per l'infanzia nei campi di esperienza, ma per gli altri ordini di scuola per tante materie. Nella prima slide nella prima slide, qui è partita la foto, non capisco perché, ma insomma non importa, era una realizzazione da parte dei bambini di delle bandiere, partire appunto dall'osservazione, dalla rielaborazione, dalla discussione della realtà in cui sono i bambini. Questo è l'ingresso della mia scuola, e quindi renderli consapevoli di dove sono, come mai ci sono le bandiere, che cosa indicano,
E questo è chiaramente un avvio ai simboli, ai loghi, quindi anche a un pensiero logico-matematico, ma anche di ricerca sul territorio e di valorizzazione della propria realtà. Perché imparare i colori delle bandiere degli stati, delle scuole partner, partendo dalla propria realtà, è sicuramente una delle prime attività di conoscenza che si può avere in una qualsiasi progettazione twinning. Quindi conoscere la propria realtà, confrontarsi con le realtà delle scuole lontane e iniziare così una prima conoscenza. Un'altra delle prime attività che vengono fatte, almeno che io faccio con i bambini dell'infanzia, è quella di utilizzare Google Earth e andare a vedere prima la nostra scuola e poi la scuola dei partner, perché dà concretezza attraverso una funzionalità digitale ai partner, a chi ci supporterà, lavorerà con noi in questo progetto. Quindi partire dalla realtà vera, concreta, per poi spostarci sul digitale e quindi cominciare a instaurare rapporti di collaborazione. Partendo sempre dalla realtà della scuola, può essere un altro avvio, può essere, ad esempio, raccontare la vita scolastica, la scansione oraria delle routine quotidiane della scuola e confrontarsi con i bambini delle altre scuole partner. Oppure prendere in considerazione, ad esempio, un monumento, una statua vicino alla scuola, e da lì partire, quindi da una storia reale e di vissuto dei bambini, per poi confrontarsi con le realtà straniere. Un'altra, puoi scorrere, ecco, qui c'è l'utilizzo delle bandiere, ad esempio, come tesoro da trovare durante una battaglia navale. I bambini qui sono bambini di 5 anni. Questo gioco è stato fatto nella seconda parte dell'anno, dove la conoscenza anche dei simboli, dei numeri, cominciava ad essere comune a tutti, così come alcune lettere dell'alfabeto. Qui abbiamo quindi questo tipo di gioco, ha richiesto una esperienza prima in sincrono, quindi in preparazione, in asincrono, scusate, e poi il gioco è stato effettuato in sincrono con una scuola lettone. Quindi il gioco che è il filo conduttore per arrivare alla conoscenza nella scuola dell'infanzia è anche un mezzo per interagire con le scuole straniere. E questo indubbiamente aiuta tanto e aiuta tanto anche la motivazione. Certamente lavorare con la tecnologia ha sempre un po' di, cioè ci sono sempre, suscita un po' di remore da parte di a volte anche genitori, a volte altri insegnanti, perché si dice che le esperienze, soprattutto all'infanzia, devono partire dalle esperienze vissute prima con il corpo e poi eventualmente con gli strumenti. Ma e-twinning e quindi gli strumenti digitali che vengono utilizzati a scuola ci permettono di utilizzare la tecnologia in maniera attiva, in maniera utile e non passivamente, come può essere l'utilizzo di cellulari dati in mano ai bambini piccoli già a 3 anni. Quindi anche in questo e-twinning può aiutare. Se
si può scorrere. Qui ci sono delle immagini di varie attività, di alcuni giochi. Il primo in alto a sinistra è la realizzazione, la soluzione, il gioco di un puzzle fatto sulla digital board e creato quindi attraverso Jigsaw Planet, quindi uno strumento digitale molto semplice e che i bambini riescono a manovrare, quindi lavorarci molto semplicemente. L'altra foto a fianco si vedono dei bambini che camminano su una specie di tappeto, in questo caso realizzato da loro con i disegni degli animali. Qui stavano imparando delle parole in inglese e quindi attraverso il Total Physical Response di Usher stavano muovendosi, quindi con il corpo, secondo i comandi dati da un compagno. E questa era un'attività propedeutica al gioco del bingo, effettuato poi in sincrono con dei colleghi, turchi. Certamente questo tipo di attività prevede anche una certa progettazione prima, quindi ecco perché si diceva che anche il progetto stesso debba essere concordato con i partner, perché in questo caso, ad esempio, io avevo voglia di utilizzare un minimo vocabolario basico di inglese in maniera, diciamo, più attiva. Attraverso un gioco, quindi attraverso un bingo, ho trovato un partner disponibile e insieme abbiamo condiviso quali erano le parole da utilizzare, perché ad esempio in questo caso ci sono gli animali, ma queste sessioni di bingo sono state differenti. Prima siamo partiti dai colori, poi i numeri, poi gli animali e così via. Quindi abbiamo stabilito il vocabolario da utilizzare, i tempi in cui incontrarci e addirittura i premi da dare ai bambini per aver partecipato a questo bingo online. In basso si vede un'esperienza di coding e anche il coding è un avvio al pensiero computazionale. Ed è una risorsa interessante da utilizzare come attività di scambio con i partner stranieri, perché una volta imparato il messaggio in codice, si possono creare dei messaggi in codice da scambiarci con i partner. Poi si vedono altre due immagini, quella con i bicchieri verdi, era un gioco di costruzione di un castello. In questo caso era un progetto sul Mago di Oz e qui stavamo costruendo insieme ai bambini dell'altra classe, della scuola online, il castello appunto del Mago di Oz. E per finire questi barattolini con l'acqua e la carta velina, perché durante un progetto sull'acqua ci siamo scambiati esperienze, diciamo esperimenti da provare con l'acqua e quindi anche questo è stato utile per collaborare insieme alla scuola straniera, ma anche per sviluppare un pensiero di soluzione dei problemi e anche utilizzare un linguaggio appropriato per spiegare ai compagni come poter avviare un esperimento. Chiaramente per la scuola dell'infanzia l'insegnante deve essere mediatrice tra i bambini e il mezzo digitale e i partner, più probabilmente più che negli altri ordini di scuola. Ma questo può essere anche positivo perché comunque è un filtro ulteriore all'ingresso sul digitale. Puoi andare avanti. Ecco, qui sono esperienze di musica. Qui avevamo fatto, sono rielaborazioni quindi di
una videoconferenza durante la quale avevamo cantato con i bambini di una scuola spagnola, e invece le altre due fotografie sono bambini di tre, nella prima, quando si vede tutti quei bambini seduti con uno strumento in mano, sono dei bambini di 3 anni che cercano di suonare degli strumenti in qualche modo, di fare un po' di rumore e di dare vita ad una immagine dove c'erano dei bambini che suonavano, che c'era stata spedita dalla scuola partner e noi la stavamo animando. Mentre nell'altra siamo in videoconferenza, eravamo tanti, noi appunto siamo sempre molto numerosi e stavamo ballando in contemporanea con i nostri partner. Chiaramente la musica è una delle attività che spesso, se non sempre, sono all'interno di un progetto e-twinning, soprattutto all'infanzia, perché è un'attività inclusiva, la musica è inclusiva, abbatte le barriere del linguaggio e quindi permette a tutti, anche a bambini con difficoltà, a bambini con handicap, ma anche con bambini che non sono in grado di parlare perfettamente la lingua italiana, di interagire e di portare quindi un supporto di lavorare all'interno di questo progetto. Possiamo andare avanti? Ecco, questa ad esempio è un'attività che era all'interno di un progetto Erasmus, all'interno di un progetto, in questo progetto Erasmus che è durato 3 anni. Abbiamo all'inizio, avevamo pensato comunque le partner che erano poco abituate a lavorare su eTwinning, avevano pensato di lavorare su eTwinning solo come contenitore di materiali, quindi come se fosse un archivio dei materiali realizzati per questo progetto. In realtà poi il progetto Erasmus è diventato anche un progetto eTwinning e quindi insieme abbiamo realizzato una serie di prodotti collaborativi, ma all'interno di questa comunicazione, di questa relazione con i vari partner, di esperienze, quindi di condivisione di esperienze, la scuola italiana ha proposto di la realizzazione di questo aquilone nel colore blu, e abbiamo realizzato, quindi ogni scuola ha realizzato i propri aquiloni che poi sono andati a comporre le foto, sono andati a comporre un poster che abbiamo messo, quindi pubblicato sul sito della scuola. E quindi è una maggiore disseminazione sia di quello che si fa a scuola, sia del progetto eTwinning e in questo caso anche del progetto Erasmus. Ma come vedete, questa esperienza quindi era relativa ad una giornata, quindi potrebbe essere anche un progetto già questo, cioè la collaborazione durante una giornata speciale, che potrebbe essere ad esempio la giornata sull'acqua, la giornata sull'amicizia, e questo già potrebbe essere una esperienza eTwinning completa. Puoi andare avanti. Ecco, un'altra attività è quella delle storie cooperative. In questo caso, partendo dalla storia di Dorothy, appunto del progetto sul Mago di Oz, i bambini delle due scuole hanno realizzato, inventando una storia propria, collaborativa, cooperativa, e poi hanno disegnato le varie sequenze, che hanno dato luogo ad un libro, diciamo così, ad un libretto cartaceo, ma potrebbe essere anche, potrebbe dar luogo alla realizzazione di un libro online.
In questo caso è un progetto di alcuni anni fa, ancora io non avevo pensato, neanche la mia partner, di utilizzare un'app come Book Creator che permette di collaborare insieme online e di creare un piccolo libretto che poi invece ho realizzato in altri progetti successivi, ad esempio realizzando un libro di ricette durante il Covid, al quale hanno partecipato ancora una volta i genitori. È venuto fuori un libro di ricette multilingue dove i genitori di varie provenienza straniera hanno scritto la loro ricetta e insieme realizzandola insieme ai bambini e quindi è venuto fuori un libro multilingue online. E puoi andare avanti. E questo è invece uno dei progetti che ha ottenuto il premio nazionale eTwinning. In questo caso il premio del 2018, che riguardava la musica. Puoi scorrere, lì c'è un link se poi qualcuno vuole andare a vedere il filmato di realizzazione che ci ha fatto l'Unità Nazionale eTwinning. Ma insomma, non so, no, questa no, questa è pubblicità. Non so se abbiamo abbastanza tempo, Simona. No, volendo sì, però se avete la pazienza di, vabbè, fate finta di non vedere McDonald's e eccoci. Si sente? Però io no. No, direi che si vede, ma non si sente. Vabbè, Allora questa è la mia guardiamolo un scuola, attimo, questo è guardiamo un l'ingresso della mia minuto. scuola, appunto. Qui ci sono i bambini di 3 anni, anche se il progetto era stato realizzato con i bambini di 5 anni. Però chiaramente il filmato è stato fatto l'anno successivo e i bambini che avevano realizzato quel progetto lì non c'erano più, non erano più nella nostra scuola. Ecco. Magari vi posso dire 2 parole su questo progetto. È un progetto che partendo dalla scuola dell'infanzia è riuscita a stringere, a portare dentro questo progetto stesso anche gli altri ordini di scuola, tant'è che poi abbiamo fatto un concerto online con i ragazzi delle medie, insomma della scuola superiore di primo grado, con alcune classi e con alcune classi della primaria, dove ognuno ha lavorato in maniera autonoma su alcune canzoni, quindi abbiamo costituito un bel patrimonio di canzoni e di musiche, suonando anche alcuni strumenti, e poi tutto questo ha dato luogo ad un concerto online con i partner stranieri e chi suonando strumenti a percussione, soprattutto i bambini dell'infanzia, e strumenti a fiato, soprattutto i bambini della superiore. Questa era il nostro dirigente che ora purtroppo è andato in pensione, e che appunto illustrava questo progetto. Qui stiamo lavorando sulle danze perché il progetto di musica, ad esempio, questo progetto aveva come partner straniero un insegnante proprio di musica e quindi mi ha aiutato me, che sono un'insegnante generica, a individuare alcune attività specifiche e che ci hanno aiutato quindi molto nel successo di questo progetto. Possiamo quindi andare avanti. Ecco, no, ecco questa, quindi canti in italiano, in inglese, in greco, ma soprattutto partendo dalla ricerca del ritmo. Quindi i bambini hanno fatto un avviamento all'ascolto, alla ricerca del ritmo, prima con il corpo, poi con gli strumenti a percussione, ma questo ci ha anche aiutato nell'avviamento alla lettura, lavorando sulla musicalità della lingua. E quindi, ad esempio, facendo dei salti,
quando c'erano alcune sonorità, e quindi lavorando proprio con il corpo per poi avviarci appunto a questa progettazione internazionale. Come vedete in basso ci sono i disegni realizzati per la creazione di un logo, quindi anche qui il logo per il progetto stesso, quindi anche qui una ricerca ed una capire perché, una comprensione del perché, cosa significa il valore dei simboli. E poi abbiamo fatto una i bambini hanno scelto quali era il logo più rappresentativo, qual era il logo migliore, quindi anche qui un esercizio di democrazia non indifferente. E infine le danze che hanno coinvolto appunto anche i bambini delle altre classi, ed è stato quindi un progetto, diciamo, completo ed ha ottenuto questo riconoscimento nazionale. Credo di aver concluso questa parte, diciamo, più pratica, e ora passo di nuovo la parola a Laura, a meno che non ci siano altre domande che. Sì, altre domande ci sono, però non so, secondo me potremmo procedere con le idee per la primaria e la secondaria e poi chiudere con le domande, così nel frattempo magari ci sarà qualche altra domanda. Che Bene. dite? Va bene? Sì, per me è Laura. Ok, benissimo. Va perfetto. bene. Grazie Allora, Sabrina. grazie intanto Sabrina. Allora, vi dico, sono anche particolarmente contenta di essere con Sabrina. Ora vi dico perché. Allora, vi do qualche idea pratica anche per secondaria di primo grado e primaria. Ma prima vi volevo dire una cosa essenziale, cioè qual è quando fate un progetto di twinning, ci sono due. Le due cose peggiori che possono succedere. Una è che vi spariscono i partner. Non essendo un'azione finanziata, spesso i partner si aggregano, poi dopo ci ripensano e spariscono. Questo è il motivo per cui è meglio averne più di uno. Se sparisce eventualmente il vostro cofondatore, non succede niente, basta che ne resti qualcuno. È capitato anche a me che sparissero tutti e ho cercato di salvare il salvabile non per i twinning, ma per i ragazzi, insomma, è frustrante per loro. L'altra cosa, e questa è più didattica, è che i vostri ragazzi non si accorgano che partner esistono. Cioè, il problema è questo. Se si lavora insieme, bisogna sapere che si sta lavorando con qualcuno. Non che si fa una cosa bella, cioè noi abbiamo visto con Sabrina, ma con chiunque sia dai twinning tanto tempo, a volte dei bellissimi filmati di bellissimi progetti fatti con dei pezzetti di filmati montati dai vari partner e i ragazzi manco si erano accorti che stavano lavorando con altri ragazzi stranieri. Ecco, nella scuola materna veramente è una cosa difficile far capire ai bambini che esiste il partner, quindi veramente tanto di cappello quando si riesce a farlo. Andando avanti, per questo cioè, diciamo, è importante trovare delle strategie che passino attraverso anche la fisicità. Andando avanti, io ho trovato per quello che riguarda la mia esperienza personale in tanti anni, dal 2005 a oggi, vabbè, progetti ne ho fatti molti, ho visto le vostre domande, tutto quello che potete immaginare, anche molto piccolo, va bene. Siete di lingua e volete fare uno scambio di mail, perché no? Va benissimo e troverete sicuramente tante persone interessate. Ho visto progetti, non è detto che il progetto debba durare tutto l'anno. Ho visto dei progetti micro, per esempio scambio di tradizioni di Natale. Perché no? Magari per uno che è tanto che è dentro i twinning non è una novità, ma cosa cambia? Nel senso che deve essere nuovo per voi, per i vostri alunni. Per fare in modo che, allora, per me è stata una grande risorsa quando la mia scuola media è diventata istituto comprensivo, perché ho cominciato a lavorare con le colleghe della primaria in continuità. Quindi a fare delle attività che si potessero leggere a livelli differenti. Ne ho riportata una, che è questa, A Train to Europe,
che è stato fatto durante la pandemia e che appunto anche qui ha vinto il Global Junior Challenge. Perché? Perché rispondeva a un bisogno che era quello di quel momento. Però ho costruito così quasi tutti i miei ultimi progetti, con un sistema che mi è sembrato abbastanza efficace. Allora, il sistema è questo, mi rifaccio anche alle vostre domande, mi trovo il partner. Mi trovo il partner sul forum, ho come ha Sabrina un partner preferenziale, uno con cui ho lavorato abbastanza tempo e che so che non mi abbandona. Poi cerchiamo di costruire una partnership più ampia, anche per varietà, più paesi sono, più ci si diverte. Come faccio? Li contatto sul forum. Sul forum metto la mia mail. Chi si iscrive lì mi scrive per mail, faccio una mailing list, descrivo quella che è la mia idea progettuale. Calcolate che, specialmente se uno è da solo, ma anche se siamo un paio, una, due attività per mese, già due sono tante, non di più, non c'è da allargarsi tantissimo. Allora, come ho fatto? Concordo con i partner un calendario essenziale, normalmente fra settembre e ottobre ci presentiamo. Poi ogni mese facciamo un'attività e per ogni attività penso come poter far lavorare insieme ai ragazzi e come documentarlo. Allora, che cosa ho fatto? Questo è Train to Europe, era durante il periodo del Covid, quando cioè, il Covid era già passato, ma non si potevano ancora fare le gite. Allora, ho cercato di raccogliere più partner possibili, ho detto facciamo una cosa semplice. Inventiamoci ci siamo inventati un biglietto, abbiamo fatto un biglietto stampato proprio, uguale per tutti, l'abbiamo dato ai ragazzi, gli abbiamo detto partiamo per un viaggio con un treno e andiamo a trovare tutti i nostri partner. Una tappa per ogni paese, però non lo volevo trasformare in un itinerario turistico. L'idea era di lavorare insieme proprio sulla preparazione del viaggio. Quindi noi abbiamo fatto come prima attività, per partire per questo viaggio, la prima attività era chi porterei con me in questo viaggio. E per fare delle attività condivise abbiamo fatto semplicemente un Padlet e tutti i ragazzi dei vari paesi scrivevano sul Padlet chi avrebbero portato con sé. Dopodiché abbiamo fatto come attività, questa era l'attività uguale per tutti, abbiamo fatto degli incontri online dove si discuteva in inglese, che era la lingua di comunicazione, si discuteva su chi avremmo portato, per quali motivi. La volta dopo abbiamo fatto, il mese successivo, il lavoro era che oggetto porterei con me. Questa volta gliel'abbiamo fatto disegnare l'oggetto. E abbiamo fatto una collection, ci abbiamo fatto un video tutti insieme. Ho usato, scusate, per i lavori collaborativi ho usato Google Drive, quindi un PowerPoint collaborativo, ogni classe o anche ogni bambino metteva la sua slide e poi l'abbiamo animata, ci abbiamo fatto un video. L'ho facilissimo, trasformato in un PDF e poi in un video. E dopo aver fatto questa attività, abbiamo rifatto un webinar o più di uno fra i vari partner e così ho articolato tutte le attività. Dopo c'è stato che libro porterei con me e ci siamo confrontati sulla lettura. Quindi abbiamo fatto delle tappe e poi c'è stato l'ultimo che era veramente la visita dei paesi dove i ragazzi presentavano il loro paese, i loro piatti tipici. E abbiamo fatto il vagone ristorante, che si mangia nel vagone ristorante. Quindi se Simona scorre la slide successiva, si vede proprio come ho fatto la mappa del progetto, eccolo qua. Questa era l'interfaccia. Il primo era le presentazioni erano un Padlet, manualmente. Ci sono presentati anche gli insegnanti, un Padlet anche per gli insegnanti. Il lavoro collaborativo, facilissimo, abbiamo fatto presentare ai bambini in un documento di testo di Google e poi loro stessi l'hanno, mi sembra uno dei partner faceva le illustrazioni e poi ci abbiamo fatto un ebook facile. E poi c'erano tutti quelli del fare i bagagli, primo passo, l'oggetto che porterei con me e accanto c'è scritto dicembre-gennaio. Ognuno ha preparato questo oggetto e poi il
i meeting dove abbiamo parlato, abbiamo banalmente scattato delle foto durante i meeting e le abbiamo documentati, e poi il lavorino collaborativo, che non mi ricordo lì se era stato il video, l'ebook, quello che era. Poi la seconda, la persona che avrei portato con me, i meeting, eccetera. Se vedete, qui c'avevo con me la collega di lingua e aveva iniziato a fargli an object I would take with me, cercava, poi in realtà i ragazzi hanno parlato soprattutto al presente. Io porto perché non sempre sono in grado di parlare a quel livello, per esempio quelli della primaria non erano in grado. E via via abbiamo fatto così. Questa struttura, cioè lo step, che cosa voglio fare in quello step, poi gli incontri per parlarne e poi il prodotto collaborativo, da allora l'ho usato per tutti i miei progetti. E funziona molto bene. Questo era di lingua barra, se volete, geografia. L'anno scorso avevamo fatto uno più sull'educazione civica, si chiamava A School for All. Stessa cosa, abbiamo fatto delle riflessioni sulla scuola, a partire da quelle terra terra, com'è la mia scuola, come vorrei che fosse, cosa cambierei, poi intervistando i nonni, com'era la scuola del passato, come mi immagino la scuola del futuro, e alla fine abbiamo preso in esame gli articoli della Costituzione dei vari paesi che riguardano la scuola. Quindi, però, la struttura resta sempre questa, cioè decidere con i partner una scaletta: a ottobre si fa questa attività, a dicembre si fa questa, a gennaio quest'altra, in una maniera flessibile, e per ogni attività un piccolo prodotto collaborativo e i ragazzi che ne parlano. Se fate la primaria gli ultimi anni o se fate la secondaria di primo grado, la discussione in lingua straniera viene benissimo e l'incontro online è il momento più desiderato. Questo è il sistema con cui ho lavorato io. Ne ho presentato uno, però veramente abbiamo articolato questo modo di fare che francamente funziona. Ho lasciato le ultime quattro slide, vi rubo gli ultimi 5 minuti per qualche consiglio, consigli generici se vi volete avvicinare ai twinning. Primo, scorriamo, il primo consiglio riguarda in generale i partner. Allora, la prima volta è un'avventura, meglio più di uno, quello che vi dicevo, senza esagerare, ma meglio più di uno, perché se uno vi dà buca c'è sempre l'altro. Regolatevi che quando scriverete chi di voi ha scritto vorrei gli amici di penna, vi rispondono 40 persone. Se imbarcate 40 persone, ricordatevi il vostro tempo, l'investimento del tempo, cioè dovete scrivere 40 messaggi, gestire 40 persone che vi dicono: non riesco a entrare, come devo fare? Inserisco gli alunni. Quindi sceglietene un numero che riuscite a gestire, se siete voi quelli che create il progetto. Non ha importanza essere fondatori, l'importante è che vi piaccia l'idea progettuale. Andate nel forum, trovate un'idea progettuale che vi piace, scrivetevi un po' prima con quelli che la propongono per vedere se vi potete fidare, poi vi accodate. Non c'è nessun vantaggio a essere il fondatore, fate voi. Fidarsi dei colleghi per un consiglio, sì, questo sì, i miei colleghi mi hanno aiutato tanto, e anche i colleghi stranieri. E poi non vi aspettate Superman, cioè a volte ci sono quelli che il prodotto va fatto entro il 30 del mese, se quello il 2 non c'è, tragedie. No, non è questo lo spirito di twinning, cioè se il vostro partner non c'è, andate avanti oppure aspettatelo, oppure si toglie qualcosa. Non muore nessuno, siamo tutti insegnanti, tutti abbiamo degli impegni. Questo per i partner, poi c'è quello per i ragazzi, se si va a quella dopo, gli alunni, la parte più bella. Allora, i ragazzi devono sempre, sempre avere il contatto con i partner, si devono poter sentire. Io spero che funzioni di nuovo, appunto, questa opzione personalizzata sul Twin Space, perché capite quanto è importante per i ragazzi avere un contatto anche fuori dall'orario scolastico. Se riuscite a fare in modo che vadano a ricercare i loro partner la sera, avete vinto tutto quello che si può vincere, perché se il figlio deve stare su
sul computer, volete mettere o sul telefono, volete mettere chattare col partner o stare su TikTok, insomma, non che TikTok sia il male, però insomma, nemmeno il bene. E all'inizio il contatto ce lo dovete mantenere voi, poi loro si ricercano. Creare rapporti diretti tra gli alunni, eh sì, fare piccoli gruppi di lavoro internazionali, piccoli gruppi, ma voi non avete idea o avete idea se l'avete fatto. Stare lì a scrivere su questo foglio di Google, non so, gli italiani scrivono in blu, i greci scrivono in rosso, quando appare questa scritta rossa c'è il boato in classe. Allora, sono di là, professoressa, ci sono davvero. È così. E d'altronde un po' d'effetto lo fa anche a noi. Questo lo diceva prima Sabrina, evitate i progetti vetrina. Cioè, viene spontaneo, io metto le foto della mia scuola, te metti le foto della tua. Io metto le foto della mia città, te metti le foto della tua. Io della mia classe, te della tua. È quella una vetrina, bellino, ma non si fa veramente niente insieme, non siamo promotori turistici. Quindi se decidete di far vedere le rispettive città, perché no? Però fateli interagire, no? Cosa ti piacerebbe vedere? Fammi vedere un cinema. Che film ci vedresti? Cioè, secondo te qual è il posto più bellino della mia città? Non lo so. Dategli un modo di interagire a questi ragazzi e poi vi prego, mantenetevi a misura d'alunno. Cioè, c'ho qui la collega che ha una materna, insomma, una scuola dell'infanzia, sa benissimo, l'abbiamo visto insieme, cioè, se, abbiamo visto dei film con i bambini della scuola dell'infanzia da Oscar, cioè, è tutto finto. Quelli erano lì, tenevano in mano un fogliettino e qualcuno riprendeva. Beh, quello non gli ha aggiunto niente a quei ragazzi. Se invece hanno fatto delle attività, hanno cantato e ballato, francamente, coi partner stranieri è qualcosa che gli resta e che si ricorderanno. E se hanno fatto, visto io, ai bambini, gli è stato fatto fare il filmino sulla caduta del muro di Berlino, avevano 3 anni, cioè io vorrei sapere a che è servito. Quindi mantenetevi a misura d'alunno. Certo, è più utile lo scambio delle mail che non il progetto fantasmagorico dove i ragazzi non hanno fatto niente, insomma. Tra l'altro, lo sapete tutti, i ragazzi se ne accorgono poi quando il lavoro non è loro e non dà soddisfazione. L'ultimo, le famiglie. E qui se Simona, oh, c'è una foto tanto bellina. Guardate quanto è bellina questa foto in un progetto che la bambina stava per andare a parlare davanti alla lavagna e la mamma, dopo averla tutta vestita, gli dà anche un bacino. E per capire quanto questa sentiva la realtà di dover parlare con i partner che stavano di là da uno schermo, no? E la mamma dice: in bocca al lupo, ce la puoi fare. E le famiglie vanno coinvolte sempre. Se avete uno spazio dove pubblicate i lavori dei ragazzi, ricordatevi che quelli sono i primi fan e sono i primi che. Cioè quelli che aiuteranno a motivare i vostri ragazzi. Come sei stato bravo? Chi è che non dice come sei stato bravo al proprio figlio, insomma, no? E quindi sono attori essenziali, proprio i motivatori de dei ragazzi. E in più è carino, se vi riesce, coinvolgerli a un momento di confronto anche per loro. È bello vedere quello che si vede nelle scuole dei partner, no, qualche volta si è fatto. Ora, da che c'è il Covid, onestamente, grandi incontri con i genitori purtroppo non si sono più fatti, ma prima si faceva alla fine dell'anno, ci collegavamo con partner, era divertente. Insomma, anche i genitori dicevano: guarda com'è la classe dei partner, guarda anche loro, ma vedi cose così, come sono vestiti, come hanno addobbato la classe. E sì, è interessante. E niente, questo è il nostro stare insieme. Il motivo per cui fare twinning è che funziona. Non abbiamo voluto andare nel dettaglio, ma vi dico che sono anche responsabile in Valsi e a tempo perso mi sono divertita a fare un calcolo, insomma, sulla performance. Insomma, io vi dico che le classi e-twinning rispetto a quelle non e-twinning hanno una performance migliore, significativamente registrata negli anni. E vi dico anche perché, anche a livello in Valsi. Queste sono le mie considerazioni. Primo, perché hanno avuto a che fare con lo strumento informatico nella secondaria di primo grado, da lì in poi è online. Io vi assicuro, come responsabile in Valsi,
che la maggior parte dei ragazzi che fanno domande la fanno sull'uso dello strumento informatico, non su quello che si trovano davanti. Quindi vedono il menu a tendina, non l'hanno mai visto in vita loro, perché sono nativi digitali, ma sono nativi digitali col cellulare in mano, non con altro. E nativo digitale non è sufficiente quello. Quindi chi ha fatto i twinning, almeno un collegamento lo sa fare, la gestione informatica non gli fa paura. Se no, lo strumento informatico diventa un ostacolo. E due, dal punto di vista della lingua, ovviamente sono abituati a trovare delle soluzioni. E quindi la performance è significativamente migliore. Per tutta questa serie di ragioni, io vi invito a provare. Non costa niente, è un tentativo e è un buono strumento. Ora hanno sistemato anche la piattaforma e quindi, perché no, dategli una possibilità. E poi vi ringrazio e lascio la parola a Sabrina. Allora, eccoci qua. Io adesso interrompo la condivisione, aspettate solo un attimo e Io non ho, torniamo. io dicevo, non ho da aggiungere niente, Laura. Hai detto tutto magnificamente come al solito, quindi va bene. Grazie a te. Condividerei a questo punto, anch'io ovviamente mi unisco ai ringraziamenti, ma per tutte e due ovviamente, e mi unirei. Più che mi unirei, condividerei il foglio delle domande. C'è una collega che mi ha anche scritto in chat che vorrebbe sapere per migrare i vecchi progetti dove trovo la URL del Twin Space. Insomma, come faccio adesso a migrare i progetti? Allora, gliel'ho incollato sotto io la risposta. Ah, è riferita a questo, ok, sì, Sì, cioè, hai è ragione, tutto lì. quindi vedete. C'è un articolo sul portale Indire lato italiano di cui vi parlavano prima le colleghe e lì potete, copiando e incollando il link, andare a cercare la spiegazione per questa procedura. Aggiungo una cosa, Simona, scusa, Sì, a volte certo. non lo trovasse, se il Twin Space era pubblico, se il Twin Space era pubblico, anche andando su Google, scrivendo il titolo del progetto e i twinning, lo ritrovi. Comunque lì c'è scritto proprio per fare la migrazione, per avercelo su ESET. Ok, allora non so se dunque qui c'è qualcuno che sta digitando un'altra domanda. Vediamo, ma la collega dice non so se era pubblico. Se non era pubblico, allora lo ritrovi uguale, ma allora devi scrivere all'helpdesk e te lo trovano loro. Ok, e la domanda che Ah, sta digitando. scusa, se va Sì. sulla vecchia piattaforma che si poteva andare, può trovare Magari lo ritrova, eh sì. può ritrovare il vecchio progetto, da lì prende l'ID e poi con la nuova procedura inserisce, se è stato fatto dopo il 2018, lo può inserire nel form e lo trasporta direttamente nella nuova piattaforma. Dov'è l'ID? Chiede la collega o il collega. Appena si apre il progetto, cioè nel titolo c'è scritto subito lì, ora non mi ricordo se è a destra o a sinistra, ma insomma c'è scritto subito ID e c'è il numero, perché ogni progetto ha un numero identificativo. Ok. Intanto state ricevendo complimenti a cielo aperto, eh? Io Ah, intanto. grazie. Dunque, che tipo di attività svolgi in condivisione all'infanzia? Musica, saluti e altri suggerimenti, Sabrina? Sì, ad esempio i giochi. Ho detto il bingo, la battaglia navale, ad esempio, ma anche, forse sta scrivendo, Sì, ha detto quindi il sta bingo, scrivendo sì. la battaglia navale, musica certamente si presta tanto e questo vuol dire sia suonare e cantare, anche se a volte la linea internet se non è perfetta. Ci sono dei momenti di pause, quindi il cantare a volte non è perfetto. Molto meglio la danza, secondo me.
Ok, perfetto. Allora, io direi che fatemi controllare se ci dovesse essere altro anche in chat. Io direi che siete state esaustive per quanto 2 ore di tempo, che poi non erano 2 ore perché fra introduzione e altro sono un po' di meno, ma insomma per quanto il tempo che ci è concesso possa rendere il tema esaustivo, diciamo che dal mio punto di vista di docente poi di scuola secondaria di secondo grado posso dire che tutte le attività chiaramente come ossatura, poi certamente come diceva anche Sabrina, no? E anche Laura, la complessità va tarata sul livello di istruzione, chiaramente sull'ordine e il grado di istruzione. La cosa importante credo che sia proprio cercare di sviluppare delle attività che siano non un'attività aggiuntiva a quello che voi fate, ma che siano di diciamo ausilio alle attività che voi svolgete in classe. Per esempio, chi come me ha a che fare con il curriculum di educazione civica può trovare in eTwinning un alleato veramente prezioso e può trovare in eTwinning un alleato prezioso anche per lavorare in tandem con i colleghi e le colleghe di altre discipline all'interno del consiglio di classe. È vero che non si deve avere l'autorizzazione di nessuno. È vero che è sicuramente utile informare il DS per i motivi che vi hanno illustrato, è altrettanto vero che tirare dentro delle persone che si innamoreranno di eTwinning e che lavoreranno con voi, con gli stessi studenti all'interno della classe. Tra l'altro, appunto, come sottolineava, vorrei sottolineare la sottolineatura di Laura, PNRR ed eTwinning sono un binomio notevole. Ci troviamo delle aule, ci troveremo delle aule perché credo che tutti quanti ancora siamo, diciamo, un po' indietro, quantomeno nelle consegne, perché i fornitori sono nel delirio ovviamente da ogni punto di vista. Però quando ci ritroveremo queste aule e cominceremo la nostra attività, che siano tutte le prime, le seconde, tre prime o quello che è, e poi le classi del triennio sui laboratori professionalizzanti, avremmo uno strumento, diciamo, di utilizzo molto semplice e, come sottolineavano, sicuro per lavorare, perché avremo gli strumenti, ma non è altrettanto automatico che abbiamo i contenuti e il metodo, il sistema per essere innovativi, perché piazzare i ragazzi davanti a degli strumenti nuovi per fargli fare la lezione di storia, di inglese o di italiano come si faceva 100 anni fa, diciamo, tanto vale risparmiare un sacco di quattrini, secondo me. Per cui, ecco, fateci un pensiero sui twinning quando avrete attrezzate le aule con i fondi PNRR, perché veramente è un modo. E sottolineo anche un'altra cosa, l'entusiasmo dei ragazzi quando lavorano e hanno davanti il bambino vero, la bambina vera o il ragazzo o la ragazza in carne ed ossa, ovviamente è un volano di motivazione incredibile. Se non avete altre domande, qui stanno arrivando i ringraziamenti, grazie, grazie, Grazie a voi. quindi li inoltro a tutte e due e mi unisco anch'io ai ringraziamenti. Non so se volete concludere in qualche modo o se lasciate a me i saluti finali. No, senti. Io te li lascerei volentieri. Ok, allora sentite, Grazie a tutti. vi do appunto, appunto, do appunto appuntamento, è meraviglioso, al 29 di settembre con Lucia Cruschelli e Marta Manzanedo al liceo. E ci sarò anch'io a coordinare al liceo Ceccioni di Livorno, abbiamo detto, dalle ore 15 alle ore 17 in presenza. Si parlerà ancora di accreditamento, stavo dicendo di approvvigionamento, e poi vi informeremo via via sugli appuntamenti futuri perché ce ne sono ancora
molti provinciali in presenza su tutte le province della Toscana e diversi ce ne saranno online su temi interessanti, compresa la trasformazione digitale proprio in chiave PNRR. Quindi vi invitiamo a seguirci su Instagram, su Facebook, su YouTube e naturalmente tramite le preziose note che invia l'Ufficio Scolastico Regionale Toscano a tutte le scuole e a tutte le segreterie. L'Ufficio Scolastico, e aggiungo quest'ultima cosa e chiudo, ci informava che sarebbe nella loro intenzione creare una rete di persone di riferimento, perché purtroppo queste comunicazioni spesso tardano ad arrivare sul tavolino giusto, perché le poste, diciamo, protocollo ufficiali delle scuole sono inondate, immaginate, di comunicazioni di ogni genere. Per cui, ecco, se voi avete un docente di coordinamento per queste attività europee, prima o poi sarete contattati, e se volete voi contattare gli ambasciatori o contattare l'ufficio scolastico regionale, ben venga, perché naturalmente questo taglierebbe molto, molto tempo e vi renderebbe informati più rapidamente. Vi salutiamo, vi saluto, io sono stata molto volentieri con voi, un saluto da tutti noi, dagli ambasciatori, da me che sono Simona Bernabei, da Maria Antonietta, da Antonietta Marini e dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, dal Liceo Rosmini. Buona serata e ci vediamo la prossima. Alla prossima. Arrivederci. Arrivederci. Allora, interrompiamo la registrazione.